Amici di Fanner, buon pomeriggio da parte di Gabriele Mascolo e Emanuele Rinaldi e benvenuti al Comunale di Pomezia, capitolo numero 16 del girone G del campionato di Serie D. Questa è Pomezia contro Paganese. Siamo già dall'altra parte con D'Agostino, velocissimo, sterza, se la sposta sul destro, D'Agostino! Ancora carta, conclude con il destro. Rischia qualcosa nel fraseggio del pallone il Pomezia. Allora è una chance per la Paganese che viene cestinata. Sicurella, D'Agostino, c'è spazio per il 10. Alla fine decide di assistere Maggio. Pallone in mezzo messo da Brugnano. In calcio d'angolo, Nanni velocizza subito la manovra. Duetta con Larach. Traversone morbido con il sinistro, zona secondo palo, si salva all'ultimo, sotto porta la Paganese. Sicurella, D'Agostino, aggancia, se la sposta sul destro D'Agostino, che gol per il numero 10 che con il destro supera Pinna, quinto gol in stagione per Stefano D'Agostino, 1-0 Paganese. In mezzo con il destro, pallone che taglia tutta l'area di rigore. Oi, buono la giocata di Oi, passare il pallone sotto le gambe di Sicurella, la conclusione e poi in casa contro l'Ilva. Calcio d'angolo, arriva il gol del 2-0 da corner della Paganese, a parte di somma i danni di Teti. Ruggero, gestito malissimo questo pallone dalla Paganese, ne può approfittare Ruggero. Messo un po' defilato, deve trovare l'asse vincente, lo, ci riesce, trova benissimo carta tra le linee, carta con il sinistro. Nanni, conclusione sporcata che diventa terreno fertile per Teti, sale però la bandierina dell'assistente. Ha già vinto la Serie D vincendo la Pol Scudetto nella stagione 2005-2006, ma torniamo in campo con Masella che lancia Teti, che politica un po' con il pallone a terra, azione che prosegue con Nanni. Gran barriera, calcio di punizione violento verso la porta, due giocatori nell'area di rigore, Dio, gol all'esordio per il numero 21 e qua la Dio che timbra subito con la maglia della Paganese. E anche l'ultima emozione del match, vince la Paganese che conquista l'ottava vittoria in stagione con la squadra campana che con questo risultato sale a quota 31 punti, seconda sconfitta consecutiva per il Pomezia di Mister Venturi.